Mi chiamo Roberta, ho 24 anni e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in scienze storiche all'Università degli Studi di Bari. Ormai da qualche mese vivo appieno l'esperienza della fondazione perché sono una volontaria dei corpi di solidarietà europea attraverso un Interreg, in particolare nel progetto Craft Lab. Vivo a Polignano abitualmente, però grazie, diciamo, a questa esperienza ho la possibilità di conoscere meglio la Fondazione Pino Pascali, comprendere quali siano le modalità con cui opera. Attraverso i progetti di solidarietà europea ho la possibilità di affiancare tutti coloro i quali si adoperano all'interno del museo per incentivare e promuovere non solo il territorio, ma tutte quelle realtà, tutti quei soggetti che intendono mettere in moto, farsi conoscere per quelle che sono le modalità di espressione culturale e artistica. Ho la possibilità non solo di partecipare attivamente a quella che è la quotidianità della fondazione stessa, che organizza mostre permanenti o temporanee, e ho la possibilità quindi di venire a contatto con artisti di vario calibro che comunque si esprimono attraverso diverse modalità. L'aspetto positivo di far parte di una fondazione di arte contemporanea è che questo mi permette di aprirmi a tutto tondo alla diversità, perché fondamentalmente si tratta di venire a contatto con una serie di espressioni che a volte sono, come dire, fuori dagli standard tradizionali di quello che noi intendiamo, che noi consideriamo essere fondamentalmente arte o espressione artistica. Qui alla Fondazione in particolare mi occupo non solo della gestione pratica fondamentalmente, che può passare anche banalmente per l'accoglienza del visitatore, quindi la preparazione del visitatore a un'esperienza che comunque è indubbiamente un'esperienza diversa e può essere diversa, può cambiare non solo da visitatore a visitatore chiaramente, ma anche in base a quelli che sono i momenti, le fasi della fondazione stessa. L'esperienza a quel museo è senza dubbio un'esperienza stimolante, soprattutto perché è un'esperienza che ha una sua continuità, che fondamentalmente è quotidiana. E la trovo molto stimolante perché si tratta sicuramente di un ambiente molto giovanile e in cui comunque ognuno mette a disposizione le proprie competenze, le proprie professionalità. E questo è un arricchimento prima che professionale, io direi innanzitutto umano, e questo credo sia poi l'obiettivo principale dei progetti europei. È motivo per il quale io direi che uno degli aspetti migliori e che sicuramente mi spingerebbero a continuare questa esperienza è il fatto che non solo questo, devo dire, tra l'altro migliora anche le mie capacità umane e comunicative, perché si tratta di rapportarsi poi fondamentalmente con esperienze diverse, approcci diversi al mondo contemporaneo, poi è questo che ci insegna l'arte contemporanea fondamentalmente. E quello che è poi l'obiettivo principale dei progetti europei, che secondo me qui alla Fondazione devo dire riesce a svilupparsi pienamente, è proprio quella che è la coscienza che noi giovani riusciamo a sviluppare progressivamente nell'essere non solo cittadini del comune che banalmente ospita la fondazione o della regione, perché poi la fondazione ha un'importanza
notevole a livello regionale nel costruire poi una rete di rapporti da questo punto di vista, ma nel sentirci proprio cittadine e cittadini europei e coscienti del fatto che collaborando attraverso la cooperazione e la solidarietà possiamo migliorare in primis il nostro territorio e poi una realtà molto più grande. Consiglierei ai miei coetanei e non solo alle mie coetanee di non tirarsi indietro a quelle che possono essere nuove esperienze che possono spaventare e che possono essere legate banalmente all'approccio di contesti che non si conoscono bene, di realtà che non si conoscono bene. Io in primo luogo non conoscevo bene la realtà della fondazione, però questa diversità, questa paura non deve essere uno scoglio, ma deve essere uno stimolo poi a migliorare se stessi e a poter migliorare l'ambiente in cui andiamo a inserirci. Appunto, tra le esperienze che noi viviamo quotidianamente non c'è solo la gestione concreta delle attività, ma anche per esempio la preparazione delle mostre, e quindi noi chiaramente poi spontaneamente ci sentiamo di poter collaborare per dare anche un contributo. È molto divertente perché in queste occasioni, che sono poi occasioni in cui tu vivi il retroscena, vivi il dietro le quinte di quello che poi il visitatore viene a guardare, viene ad apprezzare, la possibilità di scoprire anche aspetti che non conoscevi delle persone con cui lavori quotidianamente, che magari mostrano il loro lato professionale e umano, ma sicuramente con una veste diversa praticamente. Sembrerà banale, però mi verrebbe spontaneo parlare dei 5 bacchi da setole un bozzolo, ma questo perché non solo per la sua importanza riconosciuta a livello internazionale, ma perché quello che noi notiamo, ecco perché dicevo il bello di poter vivere quotidianamente la fondazione, quello che poi notiamo è anche la reazione, l'esperienza che i visitatori hanno qui visitando quel tipo di opera, che è un'esperienza trasversale che prescinde da quelle che sono, da quella che è l'età, da quella che è la formazione di ognuno, perché è un'opera che chiunque può apprezzare e fondamentalmente interpretare. E ciò che ci stupisce è proprio la curiosità da parte dei visitatori che talvolta si chiedono come un'opera realizzata così, in maniera così semplice, no? Perché Pino Pascali ci ricorda fondamentalmente l'arte povera, possa stimolare così tante riflessioni, così tanti interrogativi, soprattutto se pensiamo, no, al bozzolo di Pino Pascali, che non solo talvolta questo è simpatico, i visitatori hanno difficoltà proprio a inquadrare, a vedere, ci chiedono ma dov'è il bozzolo di Pino Pascali, e credo tra l'altro questo era proprio uno degli intenti dell'artista fondamentalmente. Si incuriosiscono per quella che è per un'opera che nella sua, vogliamo dire, semplicità, che non è banalità, ecco, stimola così tanti interrogativi e affascina poi chiaramente. L'invito è chiaramente, non solo chiaramente ai miei coetanei, ma anche agli studenti, alle studentesse e a tutti coloro che non conoscono questa realtà, indubbiamente ad avvicinarsi, non solo alla fondazione come contenitore artistico, quando parlo di contenitore non parlo solo di contenitore di opere d'arte, ma proprio di tutte quelle che sono le espressioni artistiche nel senso più ampio del termine. E tra l'altro in una posizione bellissima, che è quella della zona mare di Polignano a Mare, ma soprattutto ad avvicinarsi alla fondazione, perché questo può dare vita a una serie di esperienze non solo a livello europeo ma anche a livello locale, e quindi a non sentirsi timidi da questo punto di vista. La mostra Pupi e Fantocci viene inaugurata alla riapertura del museo e tenta di mettere insieme in maniera non semplice l'innovazione e la tradizione. In particolare la tradizione, è caratterizzata proprio da questi pupi siciliani che provengono da una collezione del coratino Aldo Mosca
e che si ispirano a personaggi della chanson de Roland. L'innovazione invece è rappresentata da questa collezione di fantocci, come li ha definiti l'artista stesso. Si tratta di realizzazioni in cartapesta, appunto realizzate dall'artista Denis Bianco, putignanese, che peraltro ha sfruttato appieno il periodo del lockdown, per realizzare quelle che sono delle piccole sculture in cartapesta. E la particolarità di queste sculture è che l'artista si è ispirato a dei disegni che Pino Pascali ha realizzato per la pubblicità negli anni 60. Alcuni di questi disegni poi li ritroviamo effettivamente in molti dei caroselli che sono andati in onda tra gli anni 60 e gli anni 70. Altri di questi sono studi di personaggi, come possiamo vedere, che sebbene non abbiano avuto molta fortuna nel contesto pubblicitario, ne hanno avuta molta di più in ambito artistico a livello nazionale e internazionale. Allora vi aspettiamo al museo.